Dacia Spring elettrica a 9.500 euro. Il Sandro Calcio di Michele Rigamonti riparte da Luca Colombo in panchina. L'ex difensore biancoazzurro, protagonista di 5 stagioni in campo con la maglia sondriese, torna così a sedere sulla panchina valtellinese dopo l'esaltante esperienza vissuta nel 2017, coincisa con la promozione in Serie D. Mister Colombo, questa mattina è stato ospite di Radio TSN, la nostra radiovisione. C'è però quest'anno, perché si riparte da zero, una squadra da ricostruire, da rifare, mi dirai, non è mica poco, insomma, come partenza. Beh, sicuramente partire da zero, come dici te, ci sono diversi vantaggi per ricostruire la squadra da zero, però sicuramente bisogna sempre guardarla dal lato positivo, vuol dire che qualsiasi margine di crescita avremo sicuramente sarà tutto guadagnato. Poi comunque io credo che nel calcio ci voglia sempre pazienza, soprattutto nelle realtà come la nostra, dove sicuramente non possiamo attingere da fuori provincia, però abbiamo la fortuna di avere una valle grande dove possiamo sicuramente pescare qualche giocatore per la prima squadra e ricominciare da zero. È iniziata l'era di Michele Rigamonti, una persona che ha dei valori importanti, ma è facile poi trasportare questi valori anche nel mondo del calcio dilettantistico? Io credo che sia sicuramente l'ambito migliore dove poter trasmettere questi valori, anche perché ricordiamoci che è uno sport di squadra, che è uno sport che coinvolge direttamente anche le famiglie, quindi io appena ho conosciuto Michele, che vi posso assicurare non ho mai conosciuto in vita mia, ci ho messo 5 minuti a tutti, quindi diciamo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ultima cosa, Luca, in modo sintetico, perché ce lo chiedono i tifosi anche su Facebook, si parte dalla promozione? Io, guarda, sinceramente non sono coinvolto direttamente in queste dinamiche, penso che se ne debba occupare la società con presidenti, però io spero di che Sondrio riparta dalla categoria più alta possibile.